Mi presento, sono Graziella Pascucci, rappresento qui nell'ambito della manifestazione della festa di scienza e filosofia il Club Soroptimist International d'Italia Valle Umbra di Foligno, un'organizzazione mondiale di donne impegnate negli affari e nelle professioni, un'organizzazione che promuove attraverso il buon volere i principi dell'amicizia e della comprensione. Le sue finalità sono l'avanzamento della condizione della donna, l'osservanza dei principi di elevata moralità, i diritti umani per tutti, uguaglianza, sviluppo e pace. Ho il grande piacere quindi e l'onore di presentare come donna la dottoressa Maria Vittoria Barbarossa, nata e laureata a Perugia in matematica, laurea poi specialistica a Monaco di Baviera. Per il suo lavoro di ricerca è sempre stata in Germania, dopo un breve periodo in Ungheria. La matematica è il nuovo principio della biologia. La scoperta del microscopio ha portato una rivoluzione in biologia grazie alla rilevazione di mondi prima invisibili e inimmaginabili. Con l'aiuto dell'astrazione matematica si cerca di studiare gli universi sconosciuti e quelli nuovi. In questa presentazione scopriremo che si possono usare dei modelli per descrivere fenomeni biologici secondo le leggi matematiche. Tali modelli permettono una visione e comprensione dei meccanismi grazie a osservazioni sperimentali. Vi confesso, per me parole completamente astruse, quindi l'ascoltiamo io in particolare con molta attenzione. La ringrazio, buongiorno a tutti. Non so se devo usare questo microfono o posso usare questo qui o posso parlare liberamente? Ok, provo a lasciare il microfono grande qua e a parlare così, vediamo se funziona. Grazie mille per la presentazione, grazie mille per l'invito. Sono di Perugia, sono italiana, ma come è già stato detto dal mio curriculum, io sono da 15 anni in Germania. Quindi scusate se nello scendere poi nei termini tecnici o nel presentare poi la materia di cui mi occupo, forse ogni tanto suonerò poco italiana, nel caso mi stoppate, chiedete, e io reinterpreto. Nel mio curriculum è già stato detto praticamente tutto, ho studiato matematica a Perugia e poi mi sono specializzata in... applicazioni in biologia, e questo è successo dopo il mio Erasmus in Germania alla Technische Universität di Monaco di Baviera, e adesso da circa 3 anni sto a Heidelberg, dove sono ricercatrice all'università anche in matematica. Di cosa mi occupo? Essendo ricercatrice lavoro in ricerca didattica, nello specifico lavoro con modelli matematici in medicina e in biologia. Medicina e biologia sono ovviamente due campi molto vasti, quindi in realtà ci ristringiamo con le applicazioni. Ho lavorato in microbiologia, in dinamica delle popolazioni, di cui vi parlerò oggi, in epidemiologia, quindi malattie infettive, di cui vi parlerò anche un pochino oggi, e in immunologia, è un aspetto nel quale mi sto concentrando negli ultimi anni. Lavoriamo in setticemia con un gruppo di medici. Vi chiederete, diciamo che il mio l'abstract che ho presentato per questa festa di scienze e filosofia è stato abbastanza generico. Ho detto sì, parlerò di matematica e di biologia, e vi chiederete perché. Già, matematica è una materia a sé, biologia è una materia a sé, adesso le vogliamo mettere insieme. Sì, in realtà le vogliamo mettere insieme perché i metodi matematici possono aiutarci a comprendere meglio dei fenomeni, dei processi che in medicina, in biologia noi possiamo osservare e che possiamo, diciamo, statisticamente analizzare o considerare, ma a volte ci interessa capire cosa c'è dietro l'osservazione, qual è il meccanismo per cui osserviamo certi fenomeni. Se siamo stati così fortunati da definire formule matematiche che ci permettono la comprensione del fenomeno, poi riusciamo anche ad usare questa comprensione per
puoi avere una previsione degli eventi. E questo è molto interessante, soprattutto quando siamo interessati al controllo delle dinamiche. Adesso, questa descrizione astratta vi sembrerà poco importante. Quando poi, verso la fine di quest'ora insieme, parleremo di malattie infettive, forse vi sembrerà più concreto capire perché siamo interessati al controllo della diffusione di un agente patogeno, di un virus. La cosa che io voglio che sappiate fin dall'inizio, io parlerò di matematica, parlerò di biologia, e parlerò di modelli. I modelli sono semplicemente modelli, quindi sono una rappresentazione astratta, semplificata, della realtà. Non avremo mai in un modello tutti i dettagli, tutti i passaggi che veramente troviamo nel fenomeno biologico, perché spesso è impossibile capire il dettaglio nel complesso. Ok, vorrei iniziare con dinamica delle popolazioni. Dinamica delle popolazioni è anche, diciamo, la nascita della matematica in biologia, l'argomento da cui tutto è partito. Parleremo di popolazioni singole o isolate, quindi popolazioni che non interagiscono con altre, che possono essere in un unico habitat omogeneo oppure possono trovarsi in movimento tra diverse zone, possono essere soggette a coltura, raccolta, caccia, pesca. E parleremo anche di popolazioni interagenti. Interazione tra popolazioni può avere diverse forme. Si può pensare a due popolazioni che interagiscono nella forma di preda e predatore, quindi ci sono dei ruoli definiti, ci sono possibilità di catene alimentari, modelli di competizione oppure di cooperazione, che al contrario le popolazioni sono in simbiosi, aiutano l'un l'altra piuttosto che competere. Nello specifico, nella presentazione di oggi, io parlerò solamente di popolazioni singole in un habitat omogeneo, quindi non distingueremo particolarità dell'ambiente della specie, e parlerò di modelli preda-predatore. Ma prima di andare nel tecnico, vi racconto un po' di storia. I modelli matematici in biologia in realtà possono essere considerati molto antichi. Circa 1000 anni fa, tra il XII e il XIII secolo, Leonardo da Pisa, detto il Fibonacci, introdusse una serie numerica o un problema dettato appunto dall'applicazione della matematica in biologia. Fibonacci si poteva considerare all'epoca un matematico moderno, perché fu quello che introdusse la conoscenza della matematica araba nel mondo poi occidentale. Forse avete già sentito parlare di Fibonacci o di questi numeri che vengono dettati da un problema appunto di dinamica delle popolazioni. Si consideri una gabbia molto grande, pensiamo a questa stanza, e ci sia una coppia di conigli, un maschio e una femmina, che dal secondo mese di vita in poi, dopo un mese di vita, siano in grado di produrre una nuova coppia di conigli, una sola coppia, che dal secondo mese di vita in poi sia di nuovo fertile, generi una nuova coppia di conigli e così via. Nel problema di Fibonacci nessun coniglio morirà. E la domanda è, data questa dinamica regolare nella riproduzione dei conigli, quanti conigli avremo in un anno? Adesso, nell'approccio matematico, noi schematizziamo le ipotesi. Quindi partiamo dal concetto che ci serve una definizione di tempo. Il nostro tempo sarà discreto, ci interessano gli eventi solo in determinati punti dello spazio temporale e precisamente alla fine di ogni mese. Alla fine di ogni mese sarà generata una nuova coppia che dopo un mese produrrà una nuova coppia di conigli. Quindi avremo una coppia di conigli appena nati al mese zero, all'inizio. Questa prima coppia diventerà fertile al compimento del primo mese, genererà una nuova coppia di conigli che poi dovrà crescere. Non so se si vede bene, ma diciamo che nel disegno questi sono conigli piccoli, questi sono grandi. E
così via. Quindi i conigli piccoli dovranno prima crescere, poi saranno in grado di riprodursi. Gli adulti restano sempre adulti e si, diciamo, restano fertili e immortali nel tempo. Per questo ho detto un modello idealizzato. Quindi dopo un mese avremo una coppia di conigli fertili perché saranno cresciuti. Dopo due mesi avremo due coppie, di cui una appena nata e una adulta ancora fertile. Dopo due mesi avremo tre coppie, di cui due fertili, eccetera, eccetera. Se volessimo scrivere una formula matematica per contare automaticamente, diciamo, il numero di conigli, senza andare poi a fare tutti i passaggi mese per mese, potremmo indicare con x di n il numero di conigli al mese n, il numero di coppie al mese n, e questo sarà dato dalla somma delle coppie nei due mesi precedenti. Quindi vedete che al terzo mese, ad esempio, abbiamo tre coppie, sono le due del mese precedente più quelle del primo mese. E altrettanto, quando siamo al quarto mese, abbiamo cinque coppie che sono esattamente date dalla somma delle coppie degli ultimi due mesi. La sequenza di Fibonacci viene introdotta spesso a scuola anche perché è relativamente semplice da calcolare a mano, se vogliamo, ma anche perché si ritrova in natura. In natura, appunto, vediamo che i numeri di Fibonacci, quindi 1, 2, 3, 5, 8, 13, eccetera, si ritrovano nella disposizione, nel numero dei petali di diverse specie floreali, ma anche hanno una proprietà, hanno tantissime proprietà di cui non vi voglio parlare oggi, però hanno una proprietà che è data dal rapporto di due numeri successivi. Quindi consideriamo due numeri di Fibonacci xn più 1 su xn, quindi vedremo 1 su 1, 2 su 1, 3 su 2, eccetera, eccetera. Questo rapporto, se lo disegniamo, approssima, quindi si avvicina al limite, al valore della sezione aurea, che è 1,6 qualcosa. E è un rapporto che si trova in molti aspetti naturali e culturali e si chiama aureo perché venne idealizzato a un concetto di bellezza e di divino. Se voi guardate, se voi oggi pomeriggio o tra un'ora cercate numeri Fibonacci sezione aurea su Google e cercate immagini, vi vengono fuori disegni come questi, cioè la spirale aurea generata dai quadrati di lato pari al numero di Fibonacci genera una simmetria o una geometria che si ritrova in molti aspetti naturali, quindi nella disposizione di petali, piante o nella forma di conchiglie, nelle costellazioni, ma anche nell'armonia, per questo rapporto aureo, nell'armonia della geometria del corpo umano e delle rappresentazioni artistiche negli anni. Ok, questa è stata, diciamo, l'introduzione, perché la dinamica discreta di cui vi ho parlato adesso, discreta nel tempo, è relativamente diciamo semplice da cogliere. La cosa però che tutti sappiamo è che i fenomeni non accadono puntualmente alla fine di ogni mese o alla fine di ogni anno o alla fine di ogni ora, ma molto più spesso processi biologici accadono continuamente nel tempo. Quindi adesso lasceremo il concetto di tempo discreto per poi passare al tempo continuo. E per passare al continuo dobbiamo parlare un po' di matematica. Chi ha già parlato di derivate a scuola? Ok, va bene, siamo messi abbastanza bene, quindi tutti gli altri dovranno ascoltare due volte. Abbiamo una funzione, le funzioni le avete viste tutte a scuola, giusto? Funzione, tipo parabola. Ok, abbiamo una funzione, quindi un asse x, un asse y,
un asse x, un asse y e una curva qualsiasi, ok? Abbiamo una curva continua, cioè possiamo disegnarla senza staccare il foglio dalla penna. E consideriamo una retta secante, quindi una retta che tagli la nostra curva in due punti, ok? In particolare ci interessa il punto x0 e la sua immagine, secondo la nostra funzione f di x0, e un punto un po' più avanti, x0 più h, e la sua immagine attraverso la funzione. Facciamo passare la retta secante per questi due punti. E dopodiché spostiamo la retta secante avvicinando il punto x0 più h, l'avviciniamo verso x0. Quindi che succede? Che la retta rossa, la secante, si avvicina sempre di più alla retta tangente, che è la verde. Per chi già ha conosciuto la derivata in termini analitici, voi saprete che il valore della derivata nel punto x0 è il valore del limite per questa distanza che tende a 0, per questo ci avviciniamo, quindi il limite del rapporto incrementale, ma la definizione adesso non è importante. La cosa importante è che voi sappiate che la derivata è il valore della pendenza della retta tangente in quel punto. E la cosa ancora più importante è che abbiate in mente graficamente che la derivata negativa in un punto indichi il fatto che la funzione decresce in quel punto, mentre invece derivata positiva indica che la funzione sta crescendo in quel punto. Questa è tutta la matematica che vi serve per oggi, ok? Alzi la mano chi non l'ha capito. Ripeto, cioè abbiamo tempo, no? Ok, ripeto? Ok, allora non ripeto. Va bene, lavoreremo con le derivate, lavoreremo con le funzioni e metteremo funzioni e le loro derivate in equazioni. Quindi voi siete abituati forse a scuola a risolvere quali equazioni algebriche, polinomiali, x alla seconda più 4x meno 2 uguale 0, cose simili, no? Se invece della x abbiamo una funzione, una f di x e la sua derivata, e questa funzione è la sconosciuta, noi chiamiamo l'equazione equazione differenziale. Questi strumenti matematici sono quelli con i quali io e tantissime altre persone in matematica e in biologia lavorano, tra l'altro. Cioè, lavoriamo anche con cose più complesse o matematicamente diverse, ma le derivate ci servono spesso tutti i giorni. Scusate. Ok. Vediamo un modello matematico per dinamica delle popolazioni con equazioni differenziali, quindi con gli strumenti matematici di cui ho appena parlato. E consideriamo il modello di crescita esponenziale, che questo forse, anche questo forse viene introdotto, presentato a scuola per, in biologia o in matematica, non lo so di preciso. Se non viene introdotto ve lo spiego io adesso, non è un problema. Abbiamo una variabile continua per il tempo, quindi nell'asse delle ordinate, ascis, abbiamo il tempo, abbiamo una funzione y di t che indica la dimensione della popolazione, abbiamo un valore iniziale, t0 è il tempo al quale iniziamo a considerare la nostra dinamica, e poi abbiamo un tasso di crescita netto che chiamiamo R, è positivo. Quindi se noi guardiamo la derivata della funzione y, ci dice quanto sta cambiando istantaneamente la popolazione al tempo t, quanto sta cambiando per ogni individuo, e questo è il tasso di crescita, cioè ogni individuo si sta replicando con un tasso di crescita R al tempo t. Se poi scriviamo l'equazione in una forma più
simpatica, la mettiamo la y a destra dell'uguaglianza e abbiamo questa forma che viene chiamata equazione esponenziale. Viene chiamata esponenziale perché la funzione incognita che risolve questa equazione è una funzione esponenziale. Quindi cresce dal valore y0 esponenzialmente se il nostro coefficiente, come definito, è positivo. Il modello di crescita esponenziale presuppone che la nostra popolazione crescerà all'infinito nel tempo. È un modello che può essere adottato per divisione cellulare, per replicazione di un virus, oppure se il tasso di crescita fosse negativo per decadimento radioattivo, ad esempio, di una sostanza, ma anche per microorganismi in coltura. Adesso, chi ha già magari fatto biologia e parlato di come crescono i batteri in una cellula Petri o in un boita, penso che si chiami, una boccettina, vedrà che è vero che i batteri, questi sono dati sperimentali collezionati da collaboratori a Monaco di Baviera, questi sono batteri di Pseudomonas che crescono nel tempo, sono stati messi in cultura e circa ogni ora il biologo andava e misurava la concentrazione dei batteri. Se vedete, questa crescita è una crescita esponenziale, ma se continuiamo l'esperimento nel tempo, vediamo che la popolazione dei batteri non crescerà all'infinito, ma si approssimerà ad un livello di saturazione, quindi dopo una fase esponenziale i nutrienti a disposizione della popolazione verranno meno e la crescita dei batteri verrà rallentata. Il modello esponenziale non coglie questo fatto, ma il modello logistico, proposto circa 40 anni dopo il modello esponenziale, ci dice che considerando una capacità portante dell'ambiente, quindi una costante K che ci dica quante risorse a disposizione della popolazione abbiamo nel nostro ambiente, questa capacità andrà a limitare la crescita della popolazione. L'equazione logistica, se vedete lì sopra, si può considerare un'estensione non lineare dell'equazione esponenziale. Non è tanto importante il modello in sé quanto il fatto che abbiamo adesso una relazione tra la crescita della popolazione e le risorse a disposizione della popolazione stessa. Questo modello riproduce appunto la crescita cellulare di microorganismi in coltura, il fatto che venga approssimata la capacità portante, può essere utilizzato per parlare di dinamica delle popolazioni animali o vegetali isolate e è stato addirittura applicato intorno al 1920 per stimare la popolazione mondiale. Questo modello però fallì dopo circa 4-5 anni. Se diciamo al momento in cui la stima venne fatta, la popolazione mondiale venne stimata a 600.000 abitanti in più, 600 milioni di abitanti in più, scusate, si vede che dopo 4-5 anni questo limite venne superato. L'esperimento venne ripetuto per un paio di volte, poi si capì che il modello di crescita logistica per la popolazione mondiale in realtà era troppo semplice. Modelli più realistici considerano delle strutture nella popolazione, ad esempio diversi tassi di natalità, mortalità o comportamentali a seconda delle classi di età della popolazione. Mentre nel modello logistico, nel modello esponenziale, tutti gli individui appena nati erano in grado di riprodursi con un tasso di crescita R, è vero che fino a 20-30 anni la popolazione umana non si riproduce.
consideriamo, cioè è anche importante considerare delle dinamiche nello spazio, quindi migrazioni. È importante considerare gli interventi esterni, quindi se pensiamo alla popolazione umana, ad esempio guerre, epidemie, se pensiamo a popolazioni animali, appunto interventi da parte dell'uomo di ripopolazione o di caccia. Ma anche è importante considerare interazioni tra diversi gruppi della popolazione o tra diverse popolazioni in osservazione. E questo è quello che di cui vorrei parlarvi nel prossimo capitolo della presentazione. Adesso abbiamo studiato, abbiamo parlato insieme di popolazioni isolate, quindi una singola popolazione, mentre invece ora consideriamo due popolazioni che stanno in relazione preda-predatore. Quindi ci sarà una popolazione preda e una popolazione predatrice. Questi modelli di cui vi parlerò, anzi questo modello di cui vi parlerò ora, è quasi centenario, nel senso che nel 1925 e nel 1926 Alfred Lotka, che era un americano, e Vito Volterra, che è un italiano, proposero indipendentemente l'uno dall'altro dei modelli preda-predatore, o lo stesso modello preda-predatore. Lotka venne motivato da un esempio: lui era un matematico e si interessò di matematica e biologia, scrisse il primo libro di matematica e biologia, questi Elements of Physical Biology del 1925, lui propose un modello, o il modello di cui vi parlerò, prendendo ad esempio una specie di piante come preda e una specie erbivora, animale, come predatore. Vito Volterra invece ha una motivazione, diciamo, storica per il suo modello, perché suo genero, Umberto d'Ancona, aveva osservato dei dati sulla pesca del mare Adriatico e aveva visto che durante la Prima Guerra Mondiale c'era un aumento di pesci predatori che era inspiegabile a suo avviso. Quindi andarono, Vito Volterra da matematico andò a cercare una motivazione per questa, diciamo, osservazione sulle specie animali e sulle specie di pesci. Il modello che entrambi, Lotka e Volterra, proposero è un modello con due equazioni differenziali. Una equazione è per la popolazione delle prede e una per la popolazione dei predatori. Per la popolazione delle prede dobbiamo, in ogni modello che consideriamo, che vogliamo costruire, dobbiamo fare delle ipotesi. Quindi assumiamo che la popolazione delle prede cresca secondo il modello esponenziale di cui abbiamo parlato prima, in assenza dei predatori. Quindi vediamo che se voi non guardate solo la prima parte dell'equazione blu, la derivata di x è uguale a un fattore di crescita a per x stesso. Questa è l'equazione esponenziale di prima. La stessa cosa per la prima parte dell'equazione rossa, che è quella dei predatori, però abbiamo un meno davanti. Tutti i coefficienti A, B, C, D che ho scritto lì sono positivi per definizione, cosa che non ho scritto, quindi molto male, ma ve lo dico. Sono positivi, la popolazione dei predatori ha un meno davanti. Questo meno vuol dire che la derivata in ogni punto sarà negativa. Derivata negativa, funzione decrescente, vuol dire che la popolazione dei predatori decresce in modo esponenziale in assenza delle prede. E poi abbiamo in entrambe le equazioni, con segno diverso, un fattore di interazione. Interazione vuol dire che le prede vengono uccise con una certa probabilità ogni qualvolta vengano in contatto con i predatori. Al tempo stesso i predatori approfittano del consumo di prede e lo utilizzano nella riproduzione. È per questo che vediamo il consumo di prede che, diciamo, fa diminuire la popolazione delle prede, quindi un meno nell'equazione blu e un più nell'equazione rossa. Questo modello, se lo mettiamo nel computer e lo simuliamo,
genera delle oscillazioni periodiche. Adesso voi dovete pensare che io questo l'ho fatto con delle simulazioni in 3 minuti al computer oggi. 100 anni fa il computer non c'era, simulazioni non c'erano, si facevano i conti a mano. Quindi Lotka e Volterra determinarono che questo sistema di equazioni differenziali aveva questo comportamento di oscillazioni periodiche. Quindi nel loro modello la popolazione preda e la popolazione predatrice si sarebbero alternate in un aumento di prede porta a un aumento di predatori, dopodiché i predatori consumano troppe prede, le prede decadono e di conseguenza diminuiscono anche i predatori, poi le prede possono rigenerarsi, crescere nuovamente, i predatori potranno ricominciare a consumare le prede, cresceranno anche loro e così via. Queste oscillazioni periodiche, ovviamente non così belle come quelle che calcoliamo al computer, non così periodiche, ma questo comportamento dell'alternanza di prede e predatori si ritrova anche nei dati che vennero poi misurati indipendentemente da Lotka e Volterra, ma per specie prede e predatore. Questi sono dati americani per una specie di lepri e di linci, e vedete che effettivamente le specie preda e predatore si alternano nel tempo e oscillano nel tempo. Il modello ovviamente è idealizzato e non riproduce le irregolarità delle oscillazioni che vediamo, ma negli ultimi 100 anni il modello preda e predatore di Lotka e Volterra è stato poi migliorato o evoluto o studiato, modificato, e è stato modificato per considerare diversi fattori che possano poi portare a un risultato più realistico. Ad esempio, considerare diversi fattori che portano a sopravvivenza o mortalità di preda e predatore indipendentemente dall'altra specie. Oppure considerare multiple prede o multipli predatori, che se consideriamo un habitat quali un bosco ad esempio o il mare, sono probabilmente realistiche. Oppure anche consideriamo dinamiche nello spazio, migrazioni, spostamenti di una popolazione da una zona all'altra, anche l'esistenza di nicchie protette, di zone nelle quali una popolazione possa vivere più protetta dall'altra, ma anche variazioni stagionali, che se pensiamo alle specie animali sono molto importanti, oppure interventi esterni, come dicevo prima, caccia, pesca, ripopolazione, intervento dell'uomo. Ok, io vi ho parlato di storia delle dinamiche delle popolazioni, perché vi sarete chiesti, ok, ma chi interessa contare conigli, oppure a chi interessa effettivamente andare a guardare quante lepri e quante volpi ci sono, relativamente interessante, giusto? Ma la matematica di cui vi ho parlato, il concetto di modello della popolazione di cui vi ho parlato, in realtà si estende a quello che matematicamente parlando consideriamo una popolazione. Popolazione per un matematico vuol dire semplicemente un insieme di oggetti, persone, animali, cellule che hanno caratteristiche comuni, e per questo i modelli di dinamica delle popolazioni vengono poi applicati a popolazioni in senso matematico di ogni tipo. Quindi si può andare a considerare la popolazione umana così come si può andare a considerare popolazioni di microrganismi, popolazioni di cellule, insetti e poi animali di diverse specie. Ma se pensiamo al modello preda-predatore, viene applicato in un ambito completamente diverso da quello che vi ho presentato io. Nel contesto della crescita dei tumori, la preda è la cellula tumorale e il predatore è il sistema immunitario,
che attacca appunto la cellula malata. Questi modelli di cui vi ho parlato oggi vengono poi estesi per essere contestualizzati in ambiti della medicina o della biologia più attuali. Adesso cambiamo apparentemente argomento e parliamo di malattie infettive. Vi parlerò di modelli matematici per l'epidemiologia, che è anche il mio campo di ricerca attualmente, o è stato negli ultimi 4-5 anni. E vi parlerò di un esempio particolare. Se parliamo a modelli matematici per l'epidemiologia, dovete pensare che negli ultimi 50 anni soprattutto, questi modelli sono stati applicati ai più diversi tipi di malattie infettive. Quindi dalla semplice influenza all'epidemia di SARS, al HIV, a malattie di animali, a malattie che vengono trasmesse da vettori quali zanzare, malaria, dengue, febbre gialla, ebola, vaccinazioni, eccetera, eccetera. L'ambito della matematica in epidemiologia è vastissimo. Ma adesso pensiamo al contesto molto molto semplice. Parliamo di malattie infettive e pensiamo a questo ambiente. Quanti siamo qui? 30 più o meno? Siamo una trentina e consideriamo una malattia tipo morbillo. Chi di voi ha avuto il morbillo? Ah, pochissimi, benissimo. Allora abbiamo un infetto di morbillo. Abbiamo un infetto di morbillo e abbiamo nella prossimità del nostro infetto abbiamo una piccola percentuale di persone immuni o vaccinate, che sono quelli gialli, l'infetto è quello rosso, e tutti gli altri blu sono suscettibili, non hanno avuto il morbillo, non sono neanche vaccinati, ok? Facciamo questa ipotesi. Non sono sani, non sono contagiosi, ma non sono immuni, quindi non sono protetti contro il contagio. L'infetto è portatore di infezione, contagioso, magari neanche lo so. Gli immuni sono tranquilli perché sono sani, non sono contagiosi, sono protetti dall'infezione. Aspettiamo una settimana o 10 giorni. Che cosa succede? Succede che la gran parte del nostro gruppo sarà infetto. E ci saranno sempre gli immuni di prima, forse qualcuno si sarà salvato perché magari stava seduto abbastanza lontano, non ha stretto la mano, non ha parlato direttamente col paziente zero. E dopo un po' di tempo, dopo 2-3 settimane, il contagio, l'ondata è passata, quindi diciamo che tutti quelli che hanno avuto il morbillo sono adesso immuni. Se rimettiamo la persona infetta nel gruppo immune, non potrà più fare tanti danni perché sarà circondato da persone immunizzate e quindi che non potranno contrarre il virus. Matematicamente parlando, proponiamo un modello a compartimenti. Compartimenti vuol dire che la popolazione, cioè il nostro gruppo qui, aula, viene suddiviso in tre categorie, come ho fatto io prima. Ci sono gli infetti, individui infetti che hanno le proprietà di trasmettere l'infezione, ci sono i suscettibili, che hanno la proprietà di contrarre l'infezione, e ci sono gli immuni, che sono quelli che non verranno semplicemente, entreranno in questa classe immune dopo la malattia. Questo modello venne proposto circa negli anni 30 da Kermack e McKendrick, penso originariamente per un concetto di malaria, ma non ci vorrei giurare, e
venne anche questo proposto in forma di equazioni differenziali ordinarie, quindi abbiamo adesso tre popolazioni suscettibili, infetti e immuni, e quindi tre equazioni, e vediamo che c'è un tasso di infezione beta che costringe i suscettibili a entrare poi nel gruppo degli infetti, e c'è un tasso di guarigione gamma, per cui 1 su gamma, diciamo, indica approssimativamente la durata dell'infezione, e questi sono i parametri che ci interessano per studiare la nostra epidemia nella popolazione. Anche qui abbiamo uno scenario tipico, che è quello che vi ho proposto prima. Abbiamo pochissimi infetti nella popolazione, consideriamo un nuovo virus. Pochissimi infetti, quindi gli infetti sono quelli della curva rossa, abbiamo una piccolissima percentuale di popolazione infetta, quasi tutti sono suscettibili. Se il virus è nuovo, sconosciuto alla maggior parte della popolazione, ci sarà anche una piccolissima, impercettibile percentuale di popolazione immune. Se la malattia è sufficientemente contagiosa, cosa succede? Che gli suscettibili verranno mano a mano infettati, quindi la popolazione, il numero degli infetti aumenterà, i suscettibili diminuiscono, gli infetti dopo un po' diventano sani e quindi lentamente anche la popolazione degli immuni crescerà e diverranno a lungo termine tutti immuni. Quando non ci sono più sufficientemente suscettibili nell'ambiente, che era, diciamo, la situazione qui a destra, quando non ci sono più sufficienti suscettibili nell'ambiente, la popolazione di infetti mano a mano si estinguerà, quindi l'ondata di epidemia passerà. Io ho detto nella presentazione di questa immagine, di questa simulazione, ho detto una cosa importante. Ho detto se la malattia è sufficientemente contagiosa. Adesso questo è un criterio che va tradotto matematicamente e se parliamo matematicamente definiamo un valore soglia, un valore critico, che noi chiamiamo R0, vi dico subito qualche parola di più. R0 è definito dal rapporto beta su gamma, quindi quanto è infezioso, quanta probabilità di contagio abbiamo durante la durata della malattia. 1 su gamma è la durata dell'infezione. R0 è detto in italiano tasso netto di riproduzione di un'infezione, in inglese si chiama basic reproduction number e significa quanti nuovi infetti, indica quanti nuovi infetti verranno prodotti da un singolo individuo infetto durante il corso del suo periodo infettivo in una popolazione interamente suscettibile. Quindi quello che abbiamo, diciamo, simulato prima, un singolo infetto nella nostra popolazione suscettibile. Parametrizzato poi sulle popolazioni occidentali, questo R0 dipende sempre dalla, diciamo, dalla dimensione della popolazione in considerazione, ma parametrizzato sulle popolazioni occidentali vediamo che il tasso di riproduzione dell'infezione, ad esempio di malattie che hanno fatto molta paura, tipo Ebola, è 2. Quindi un paziente di Ebola produce in media, in realtà è meno di 2, ma ovviamente 1,6 individui non ce l'abbiamo, quindi diciamo 2, produce 2 individui nel corso della propria infezione, durante la propria infezione. HIV in realtà è più contagioso, 4 individui. Se pensiamo a parotite, morbillo, orecchioni, 10 infetti, morbillo 18. Come si usa R0? R0 è un parametro che interessa moltissimo ai medici. Quindi chi di noi matematici o biomatematici ha la fortuna di lavorare con le commissioni di infezione europea, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lavora poi in consulenza sulla
cosiddetta pianificazione dell'immunità di gregge. Io adesso non entro nella politica vax no vax, che so che in Italia è molto molto attiva, ma vi dico semplicemente che, parlando matematicamente, il parametro R0 indica indirettamente la proporzione di popolazione che va vaccinata affinché una popolazione goda dell'immunità di gregge. Quindi, se consideriamo un modello semplice come quello di prima, e se consideriamo un vaccino che potenzialmente funzioni al 100%, la percentuale di popolazione che va vaccinata per avere l'immunità di gregge è 1 meno 1 su R0, quindi nel caso del morbillo circa il 95%. Se, che cosa succede con l'immunità di gregge? Succede quello che abbiamo detto prima: un singolo infetto è circondato fondamentalmente da immuni, e quindi anche se ci sono alcuni suscettibili, non ci sarà poi una ripartenza dell'epidemia. È vero che il modello che vi ho presentato è molto molto semplice, può essere complicato a piacimento, e poi di conseguenza le soglie di vaccinazione vanno calcolate altrettanto con attenzione, ma in questo modello semplice che vi ho presentato prima, il concetto di immunità viene utilizzato così. Adesso io non so se abbiamo tempo, 10 minuti? Ok, allora 10 minuti. Vi parlo solamente di un lavoro al quale ho lavorato direttamente. Probabilmente 4-5 anni fa avete sentito parlare di un'epidemia di Ebola in Africa. Era in tutti i giornali e ovviamente c'era molto allarmismo, perché Ebola è stato un virus in realtà conosciuto da più anni, da circa 40 anni, anzi da circa 50 ormai. Venne scoperto in Africa, porta il nome di un fiume africano, e Ebola si manifesta in realtà come un'influenza inizialmente, però poi evolve molto rapidamente in una febbre emorragica, quindi ci saranno sintomi come vomito, diarrea e emorragia, che molto spesso portano a morte per disidratazione. Non si è parlato di Ebola nel mondo occidentale in questi 40-50 anni, se ne è parlato la prima volta nel 2014, quando molto rapidamente, nel giro di pochi mesi, vennero registrati più di 1500 casi e circa 800-900 morti. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che comunque riporta costantemente dati di malattie infettive in tutto il mondo per i maggiori virus con scadenze settimanali, iniziò a riportare i dati. Il primo caso di Ebola in quel contesto venne registrato il 28 dicembre del 2013, per cui vediamo che i primi dati vengono riportati alla fine di gennaio del 2014. Adesso qui abbiamo dati che vanno, valori che vanno fino a 25.000 casi, e questi sono il numero di casi totali nei tre paesi che vennero maggiormente influenzati, quindi Guinea, Liberia e Sierra Leone. La curva nera è il numero dei casi totali, e voi vedete che da aprile, in cui diciamo c'è già una curva visibile, a gennaio del 2015 vennero registrati circa 25.000 casi. I dati sui quali abbiamo lavorato erano il numero totale di casi, ma era anche il numero di nuovi casi per settimana. E vedete che, se guardiamo semplicemente l'anno 2014, ci sono stati dei mesi, in agosto, settembre, in cui addirittura più di 1000 nuovi casi di Ebola vennero riportati. Questi dati, se ne vogliamo parlare, possono avere addirittura dei difetti di underreporting, potrebbero essere, diciamo, contati per difetto, perché in realtà la popolazione poi ebbe il problema di tendere a nascondere i malati o anche i morti per Ebola.
Il modello matematico che abbiamo proposto noi per capire la dinamica dell'Ebola in Africa nel 2014 è un'estensione del modello SIR di cui vi ho parlato prima. Quindi abbiamo suscettibili, infetti e immuni, quelli sopra, ma il quadro viene reso più complesso dal fatto che anche i morti potevano trasmettere la malattia. Quindi poi abbiamo individui nell'ospedale, individui che avevano contratto il virus ma non erano ancora infetti, questi non ci interessano tanto. Comunque il modello col quale abbiamo lavorato era semplicemente un'estensione del modello base di cui vi ho parlato prima. Il modello che abbiamo utilizzato viene poi messo a confronto con i dati. Oggigiorno, al contrario di 100 anni fa, abbiamo tutta una serie di tecniche numeriche e statistiche per permetterci il confronto con i dati. E quindi abbiamo studiato il tempo che vedete nell'asse orizzontale è il tempo contato in settimane di epidemia, e vediamo che per le prime 40 settimane, quindi da gennaio a ottobre, il nostro modello spiegò con abbastanza confidenza la dinamica dei dati. Ma se avessimo continuato ad usare il nostro modello fino a gennaio del 2015, avremmo visto che il nostro modello avrebbe predetto una crescita esponenziale del numero dei casi, mentre invece, per fortuna, il numero dei casi raggiunse una certa saturazione, cioè non ci fu più una crescita esponenziale come all'inizio. Per quale motivo? Perché, per fortuna, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, verso agosto del 2014, reagì in maniera massiva, in senso di intervento e controllo, cancellando voli, introducendo misure di sicurezza con un'attrezzatura per evitare il contatto con i pazienti, non solo da medico a paziente ma anche da familiare a paziente, familiare a familiare, informando la popolazione, introducendo ospedali da campo, costruendo ancora più ospedali da campo e introducendo tecniche di sicurezza per le pratiche funebri. Quando consideriamo queste tecniche o questo intervento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel nostro modello, vediamo che la curva che il nostro modello predice o comunque determina non è una curva esponenziale come inizialmente avrebbe fatto, ma viene a saturarsi, il numero di casi viene a saturarsi e potemmo calcolare l'asintoto di questa saturazione, che era intorno a 27.000 casi, 28.000 casi, che sono comunque veramente molti. Il modello ci aiutò anche a capire quali erano stati i fattori determinanti nella diffusione dell'epidemia, e quindi potemmo capire che tra i vari fattori di contagio, occasioni di contagio, le tradizionali usanze funebri furono probabilmente il principale fattore di trasmissione. E allo stesso tempo la pratica che incise di più sull'interruzione della diffusione della malattia fu l'introduzione di team funerari, quindi dei funerali in sicurezza e che prevenivano il contatto con il corpo col defunto. Quindi una volta che abbiamo usato il modello per capire che cosa è successo, abbiamo usato anche per fare previsioni e per giocare un po', perché dal punto di vista matematico noi giochiamo con le simulazioni, ci immaginiamo delle situazioni e poi insegniamo al computer e il computer ci dà un output. E abbiamo prodotto diversi scenari e abbiamo anche pensato di vedere, ok, questi erano i casi per i quali avevamo dati, i punti blu sono dati,
Finalmente il numero di nuovi casi per settimana decresce, quindi la popolazione in Africa, che ovviamente è stata accorta, è stata istruita sulle misure di prevenzione da prendere nel caso di Ebola, è ancora accorta. Non ci saranno più molti nuovi casi a lungo termine, ma pensiamo a cosa succede se dopo questa accortezza la popolazione si rilassa, si dimentica delle misure di prevenzione e ci sono dei nuovi casi, teoricamente, ci sono ancora dei pochissimi infetti. Questi sono sufficienti a far ripartire una nuova ondata di Ebola, che è, se voi adesso guardate, questo è stato fatto nel 2015, l'anno scorso c'è stata veramente una nuova ondata di Ebola in Africa. Ok, fine della presentazione, io vi... un momento. Non ho ancora finito del tutto. Io vi ho parlato solamente di due aspetti della matematica in biologia, ho parlato di dinamica delle popolazioni, vi ho parlato di epidemiologia, non vi ho parlato di tantissimi altri aspetti che oggigiorno vengono considerati, quindi biochimica, processi evolutivi, quindi speciazione, selezione naturale, di un ambito veramente geometricamente parlando bellissimo della matematica in biologia, quindi la formazione di pattern nelle specie animali, morfogenesi, di fisiologia, quindi biologia cellulare, ematologia, di patologia, quindi malattie, funzioni o disfunzioni di organi, cancro. E potrei parlare ancora per ore, quindi a questo punto veramente dico che è finita. Vi ringrazio per l'attenzione. E se ci sono domande io sono disponibile a rispondere. Ok, ecco. No, penso di aver capito. La domanda era cosa sono. Ok, la domanda era cosa sono i pattern. La domanda era cosa sono pattern, cosa significa pattern? Significa dei. Io chiedo aiuto a chi parla l'inglese perché sinceramente non ho trovato una traduzione. Una traduzione fedele, diciamo delle decorazioni, pigmenti, della pigmentazione, delle strutture che vengono poi a presentarsi ad esempio sul manto animale. Questa è un'applicazione che forse negli anni passati è stato parlato di Alan Turing, qui, o alla festa di scienze. Alan Turing, quello della macchina Enigma, che forse avete visto il film, tra l'altro ha lavorato in questi modelli che generano la formazione di appunto questi pigmenti, questa morfogenesi, quindi la formazione di macchie, ad esempio sul manto di un leopardo o di queste strisce sul pesce o di macchie sulle ali di una farfalla o di un uccello, cioè, si possono trovare le applicazioni più variopinte in questo senso. Grazie, è stata veramente, resta sempre una disciplina ostica, però almeno a me ha insegnato che la matematica non è poi così astratta, ma è qualcosa di... Può essere molto astratta, ma... Serve per capire, studiare questi fenomeni che sono importantissimi e molto concreti, mi sembra, no? Sotto tutti gli aspetti. Assolutamente, assolutamente. Quindi per me è stato veramente importante. Grazie. Grazie. Questi sono per lei. Grazie mille, bellissimo. In bocca al lupo per la sua scuola.
grazie. Questo istituto gli regala un piccolo pensierino per... Grazie mille. Un ligno, una produzione nostra della città, abbastanza concreta. Grazie mille. Grazie mille, è stato un piacere. Se c'è qualche domanda, io sono qui, sono a disposizione. Ok. Ok, non so se... Non so se questo può interessare a tutti. In realtà sì. Io ho studiato matematica. Alla triennale ho studiato matematica a Perugia con Daniele Bartoli, che è qui. E nel terzo anno sono andata in Germania in Erasmus. Quando sono andata in Germania in Erasmus non parlavo una parola di tedesco e decisi di seguire un corso che era matematica in biologia, che era uno dei pochi corsi offerti in inglese. Quando ho seguito questo corso la materia mi ha appassionato e quindi sono rimasta poi a Monaco di Baviera per studiare la specialistica, per lavorare con gli stessi professori che avevano offerto questo corso. E quindi sì, in realtà io non ho studiato biologia, non sono lontanamente una biologa. Penso di avere molto interesse per la biologia, forse anche una certa predisposizione o tendenza a capirla o a volerla capire, ma io studio sempre la biologia che mi serve e sono sempre molto aiutata da biologi, da esperti, che ovviamente devono imparare a parlare il mio linguaggio, devono imparare a non parlare in abbreviazioni tecniche, come io devo imparare a non parlare in descrizioni tecniche di quello che faccio. È una parte molto interessante, il lavoro interdisciplinare forse è la parte che mi interessa di più del mio lavoro. E l'ho conosciuta nel tempo. Oggigiorno è anche possibile poi, perché diciamo 15 anni fa la matematica in biologia a livello di corso di studio era relativamente nuova. Oggigiorno è più strutturata, quindi ci sono dei corsi in System Biology, Computational Biology, che vengono proposti come laurea magistrale, ad esempio, e nei quali ovviamente si seguono poi dei corsi nelle materie di interesse, dei corsi di biologia, dei corsi di chimica, ma quello che succede anche spesso per gente che fa il mio lavoro è che magari c'è una base di triennale o triennale più specialistica di matematica o di fisica e poi c'è una fase di ricerca durante il dottorato o dopo il dottorato in una materia più applicata. Quindi una volta che la base teorica, diciamo, è stata fondata, poi si va magari in un laboratorio di biologi che lavora anche a livello leggermente teorico e poi qui si fa il passo interdisciplinare. Io questo non l'ho fatto, io ho lavorato sempre con matematici a stretto contatto con medici o con biologi. Tutte le volte va, diciamo, stabilita la comunicazione iniziale. Ma una volta che ci si è riusciti poi funziona. Grazie.